Dal 5 al 16 ottobre la Fondazione Musica per Roma presenta la quarta edizione di Flamenco, il festival interamente dedicato a una delle culture più antiche e affascinanti, che introduce a Roma i più grandi interpreti del flamenco contemporaneo provenienti dalla Spagna, che animeranno l'auditorium con i migliori spettacoli di ballo, musica e canto. Il festival è prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la direzione artistica di Juan Ángel Vela del Campo. Vediamo ora alcuni frammenti della presentazione fatta alla stampa, presieduta dall'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Carlo Fuertes. Quarta edizione, ho accanto a me Juan Ángel Vela del Campo, che è il curatore di questo festival. Quest'anno abbiamo degli artisti che abbiamo già presentato, quindi ci saranno dei grandi ritorni, ci saranno degli artisti che non erano mai venuti, però ecco, credo che uno degli aspetti principali, che è poi quello che cerchiamo di fare qui in auditorium, non soltanto ovviamente nel flamenco, ma dare continuità alla programmazione, che queste cose non siano delle cose estemporanee. Questo ovviamente per il pubblico crediamo che sia un aspetto molto importante. Diciamo che la tripartizione del programma che ha impostato Juan Ángel dall'inizio, cioè tocca, canta e baile, continua anche in questo programma. Questo è un festival, come prima idea, un festival di dialogo. Il festival è un festival di dialogo ed è un dialogo fra il flamenco puro e le nuove forme artistiche e creative del flamenco che si stanno delineando. E l'importante è anche questa quarta edizione in rapporto alle edizioni precedenti. Questo riconoscimento del valore culturale di quello che facciamo viene innanzitutto dalla Spagna, e questo devo veramente ringraziare il Ministero, bisogna ricordarlo, il Ministero della Cultura di Spagna, che finanzia il nostro festival, appunto riconoscendolo come principale festival, finanzia in modo importante, cosa che avviene molto raramente. Il Ministero di Spagna ci finanzia una parte importante di questo programma, e quindi veramente dobbiamo ringraziare, così come vorremmo ringraziare anche l'Istituto Cervantes, con il quale collaboriamo, che è sempre anche un valido aiuto.